privato non ci sembra una scelta corretta nell'attività preliminare. Si arrangia il comune in modo che i guadagni arrivino tutti al comune, non una parte. A medio e lungo termine, project financing, possiamo parlare di formule, ce ne sono a migliaia, però noi partiamo dal presupposto che il comune deve guadagnarci, non il privato, e da qui parte tutto il resto. Allora, cerco di essere brevissimo. Qua si tratta di avere concetti diversi. Intanto il pubblico fa il suo mestiere, in questo senso andava intesa la nostra osservazione quando si parlava di equilibrio tra pubblico e privato, voleva dire anche questo, ma il privato certamente deve fare il proprio utile, perché che discorsi sono? Cioè è sbagliato. La differenza dove sta? Che ci sono dei comuni che hanno fatto una gara, quindi normalmente la ditta che vince la gara interviene, mette a norma tutti gli impianti, li gestisce per un tot numero di anni, sostituendo tutto quello che c'è da sostituire, compresi gli impianti di illuminazione LED, praticamente. Il risparmio che ne consegue fa parte di parte dell'utile dell'impresa. Quando l'impresa ha ammortizzato il suo anticipo di capitale, anche nella manutenzione, perché voi non tenete conto della manutenzione, dopo dobbiamo farla noi la manutenzione. Ecco, e quel costo lì, aspetta, la differenza è che, sindaco, non sto dicendo cose nuove o mie, la differenza è che con 900.000 euro, con quasi 1 milione di euro, affidando ad altra ditta, no? Questi soldi possono essere impiegati diversamente. Se poi il principio di introdurre un privato per ragioni che io non condivido assolutamente, va bene, ma per ragioni altre che rispetto, ma ripeto, non condivido, perché c'è in mezzo il privato, allora questa è un'altra questione, però 900.000 euro o 1 milione di euro potrebbero essere messi dall'altra parte, anche se ci sono soldi. E in questo senso noi ci sentiamo di fare delle osservazioni che, se dovessimo decidere noi, quei soldi lì non li metteremo così. Non c'entra niente il pensare diversamente rispetto al privato, assolutamente, anzi. Sì, abbiamo detto, che l'ho detto io per prima, che avendo la capacità economica di spesa preferiamo fare gli investimenti, perché allora con i privati tutto è possibile. Può andare tutto benissimo, può andare come è successo a Loria, dove la ditta è fallita, gli impianti non stanno funzionando e non sanno più come fare a venirne fuori, perché questo è successo al comune di Loria. Il comune, che sembrava aver fatto l'investimento migliore ai nostri tempi, quando tu eri sindaco, perché era riuscito a fare un accordo pubblico-privato e a rifarsi tutto. Oggi il comune di Loria sta piangendo. Il comune di Loria non riesce più a gestire e a riuscirne, e ci sta rimettendo solo soldi su questa cosa. Allora, il privato è anche, può succedere anche una cosa, che non possa più funzionare la sua azienda, che possa chiudere, possono esserci mille problemi. No, va bene, allora questo non è possibile. Infatti dillo al comune di Loria che c'è una garanzia. Ma le garanzie ci trovano. Non bastano le garanzie. Ma non bastano, ci sono polizze bancarie che fanno intervenire altre ditte se la ditta fallisce, scherziamo. Comunque, al di là di questo, cioè l'investimento che può essere fatto in qualcos'altro, noi lo facciamo in 10 anni invece che su un anno, cioè i milioni di euro che andiamo a spendere, che poi con i ribassi d'asta sarà inferiore. Noi andremo a risparmiare 100.000 euro ogni anno, e ogni anno avremo 100.000 euro per investire in qualcos'altro. Cioè non è che l'investimento non venga fatto, cioè non abbiamo il debito e abbiamo la possibilità di avere i soldi subito, di spenderli dopo. Quindi è una gestione diversa, è un concetto di investimento diverso. Chiaro? Perché, esatto. Chiaro. Però, ma io preferisco avere 900.000 euro adesso piuttosto che 100 all'anno. Cioè, però noi è come, aspettiamo, noi invece un costo. È come chi decide di acquistare una macchina e chi la prende in leasing. Scelte. No, cioè, sì, è la stessa cosa. Possibilità, appunto, ma avendo la possibilità, noi l'impianto preferiamo farlo, perché a quel punto, chiuso il discorso, tanto più non siamo d'accordo. E certo, c'era scritto anche che erano due programmi diversi rispetto a questa opera, tra l'altro, nel programma elettorale c'era proprio la distinzione tra i due programmi elettorali su questo.
Qualcun altro vuole intervenire? Bene, passiamo allora alla votazione. Ah, il segretario, scusi. No, questo è il mio. E no, solo una nota metodologica. Poi una nota metodologica, poiché questa nota del gruppo di minoranza Pieve Attiva parla di emendamenti, ma gli emendamenti a termini di regolamento vanno votati, però in questo caso non mi pare che siano richieste di stracciare opere oppure modificare importi, eccetera, perché questo modificherebbe i saldi contabili del bilancio, oltre a modificare il programma delle opere pubbliche. Perché senza entrare nel merito delle singole voci, qua vedo sospendere, assumere l'impegno, parlare con la popolazione, eccetera. Quindi questi non sono emendamenti. Secondo me non vanno votati, perché non tendono a modificare il DUP e di conseguenza il bilancio e di conseguenza il programma delle opere pubbliche. Abbiamo appena detto che poi sa, ognuno interpreta, qua è scritto in italiano, dopodiché io non so cosa dire, se lei pensa che diciamo di fare il progetto di finanza e quindi di ritirare e non impegnare i 900.000 euro che volete impegnare, votiamo che voi volete impegnare e noi non impegniamo. Mi pare chiaro? Ma... o non è chiaro neanche questo? In questo caso sì, ma per esempio... allora non è chiaro. Noi votiamo la degli emendamenti, certo, ognuno vota secondo la propria orientamento. Noi vogliamo votare perché è giusto che venga votato, ci sono grandi piani. Gli emendamenti è previsto dal regolamento finanziario che si possono presentare, noi li abbiamo presentati tutti assieme, potevano essere anche letti uno alla volta, è stata una decisione vostra perché è un unico documento. Noi pensavamo di fare una cosa più sbrigativa, nel senso di presentare tutto le nostre richieste. Quelle sono le nostre richieste che abbiamo fatto, sono emendamenti previsti per esempio questo emendamento delle botteghe si chiede organizzare un confronto preliminare. Si ricorda che sulla parte est è fabbricato sottoscritto. Cioè, cosa si può? Cosa modifica il bilancio di questo emendamento? Non capisco cosa significa. Oppure questo nuovi marciapiedi, di presentare alla popolazione il progetto di marciapiedi, produrre il PUT. Cosa modifica questo DUP, questo emendamento? Non capisco. Noi chiediamo di anticipare, perché è modificare l'anno di... Ma... No, in ogni caso, attraverso una proposta concreta, non organizzare un confronto preliminare. Che significa? Cosa si vota? È un emendamento. Non capisco. Comunque, se decidete di votare... Cosa avete scelto nella sua interezza? No, io devo votarlo. Il documento vostro nella sua interezza? Comunque, il mio parere è che questo non è un emendamento, non va votato, quindi rimane a verbale. Perché non modifica, non tende a modificare i saldi contabili del bilancio e del DUP. Alcuni emendamenti senz'altro lo vogliono modificare. Alcuni emendamenti senz'altro, se la modifici uno o due. Il nostro senso è questo, di voler modificare alcune cose su questo. Facciamo la votazione sul vostro documento e dopo sarete al voi dite che va bene e noi diciamo che non va bene, che cosa? Sì, voi dite che va bene il vostro documento, no, al contrario, il contrario, per l'amor del cielo, no, questo che avete presentato voi dite che va bene, noi diciamo invece che per noi alcune cose non vanno bene, questo è il discorso. Allora votiamo solo il DUP o votiamo anche il vostro documento? Votiamo, no, perché sarebbero due votazioni distinte, una sono gli emendamenti e una è il DUP. Questo ti sto dicendo, se volete noi possiamo anche votare il vostro documento. Bene, allora mettiamo votazione il nostro documento. Segretario è contrario, ma votiamolo. Allora, votiamo per l'accoglimento del documento nella sua interezza, giusto? Chi è a favore? Il DUP o
il vostro documento. C'è Conto, Resan e Cugnal. Contrari? La maggioranza? Astenuti? Nessuno. Beh, almeno l'impegno di convocare la popolazione sulle scelte è quello. Ragazza, l'ho detto. Chiedere, sì, l'ho detto. L'impegno, c'è sempre l'impegno anche sulla commissione, vi ho spiegato, non è niente di deciso, queste sono le linee programmatiche, dopo su quello, puntualmente su ogni opera, su ogni scelta, ci si incontra e si condividono i percorsi. Votiamo allora il DUP, documento unico di programmazione 2020-2022, chi è a favore? La maggioranza, contrari? Minoranza, per cui c'è con Cugnal e Toresan, nessuno astenuto. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? La maggioranza. Contrari? C'è con Toresan e Cugnal, astenuti? Nessuno. Passiamo al punto 8 all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2020-2022. Invito il ragioniere Fernando Congan a sedersi al tavolo con noi. E do la parola a lui, o lo illustri tu, Fernando, direttamente? Bene. Allora, buonasera. Allora, il bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato come schema di bilancio dalla Giunta nella seduta del 14 novembre 2019 con il provvedimento numero 70. Sono state effettuate delle verifiche preliminari, come per esempio la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'esistenza o meno di debiti fuori bilancio, è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio, sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese del personale. Non sono stati richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati ed è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile, positivo. Sono stati accantonati i fondi di crediti di dubbia esigibilità con importi e risultati congrui. Gli schemi di bilancio assieme al DUP e assieme al parere del revisore del conto sono stati depositati nei tempi utili affinché i consiglieri potessero verificare le risultanze. Il saldo di cassa, diciamo, del bilancio di previsione alla fine dell'anno dovrebbe avere un saldo di cassa positivo, come appunto risulta dal prospetto, per 87.450. Ecco, questi saldi sono stati previsti sulla base dell'attuale saldo di cassa e di tutti gli obblighi dell'ente e naturalmente prevedendo anche i crediti. Sono state utilizzate, come si possono vedere dagli equilibri di bilancio, delle entrate correnti per fare investimenti per 1.023 nel 2020, per 1.063 nel 2021 e per 958.000 nel 2022. Non è stato utilizzato avanzo di amministrazione presunto, in quanto non c'era la necessità. Come detto in precedenza, sono state ridotte le aliquote dei tributi. Questo ha comunque determinato un'entrata comunque utile per il pareggio di bilancio. Un'altra cosa, servizio a domanda individuale. Allora, per quanto riguarda il servizio a domanda individuale, sono stati programmati, previsti entrate per 118.000, spese per 236, quindi la copertura ammonta al 49,83%, il minimo è il 36%. Come detto prima, è stato rispettato il costo del personale, quindi la media del costo del personale 2011-2013 ammontante a 1.048.000, mentre per il 2020
La montante è 1x39 come per il 2021 e come per il 2022. Ok, sono state effettuate tutte quante le delibere e di giunta di consiglio propedeutiche all'approvazione del bilancio di previsione. L'indebitamento, una due parole sull'indebitamento. Allora, il rapporto tra gli interessi passivi e le entrate correnti nel 2020 sono dell'1,03%, nel 2021 dello 0,86% e nel 2022 dello 0,74%. Il debito residuo del comune di Pievere Grappa è 31/12/2019 di 1.091.458, alla fine del 2020 sarà di 916.836. Non sono previsti mutui nel presente triennio. Grazie Fernando. Cecco, prego. Bene, ho visto le entrate del 2020 che sono formate da entrate nel primo titolo da 2.191.000. Di questi in effetti sono 1.611.000 sono entrate tributarie nostre, IMU, addizionale, IRPEF, che vanno a 1.611.000, comprensive di 92.000 dell'occupazione aree pubbliche, 25.000 della riscossione, eccetera. Ai 2.100 arriviamo con i 580.000 di perequazione dell'amministrazione, per cui arriviamo a 2.191.000. Poi abbiamo sempre sul titolo 2 trasferimenti correnti per 1.083.000 che sono formati dai 890.000 di trasferimenti dello Stato a seguito della fusione, mentre i trasferimenti della Regione sono già fatti nell'anno 2019. No? Poi abbiamo titolo terzo, entrate extra tributarie, abbiamo 1.370.000. Qua in effetti abbiamo tra queste entrate, che le interessanti sono i famosi 436.000 di entrate da redditi di capitali, cioè da ASCO Piave e da ASCO Holding. Beh, più che altro sono di ASCO Piave, mi sembra, con tutto assieme. E questo però dovremmo avanzare, se non mi sbaglio, ancora la parte del 2019 che non è ancora stata data, mi sembra, e c'è la causa, mi sembra, in corso, no? Per cui là dovrebbe esserci anche un'entrata più forte, perché c'era anche a un certo punto non solo il dividendo normale, ma c'era anche il dividendo un plus dividendo, no? Poi ci sono anche in questa anche le entrate dovute alla gestione dei beni, derivanti alla gestione dei beni e anche quelli delle vendite di erogazione. Abbiamo poi i 407.000 che sono delle entrate in conto capitale, e qua in effetti dei 407.000 abbiamo una entrata che è di 240.000 data dal permessi di costruire, che sappiamo già fin d'ora che non entreranno questi soldi. 240.000 sappiamo fin d'ora, almeno guardando gli ultimi anni addietro, non entrano, ma va bene, verranno coperti, si dice, poi con l'avanzo di amministrazione, che mi sembra sia di 400 e rotti a oggi, 451.000, sembra che dopo nei conti definitivi non sia anche maggiore. Però quello che volevo un attimo far notare io era il discorso che una parte di questi soldi, di queste entrate del titolo secondo, vengono erose anche da
da quei famose diminuzioni di entrate che abbiamo per la decisione dell'amministrazione per aver eliminato ad esempio la TASI nel comune di Crespano, per cui il grosso beneficio è dato ai cittadini del comune di Crespano, che sia chiaro, mentre agli altri, sia di Padano, c'è un minor beneficio per quanto riguarda queste entrate. La TASI, però, invece sull'addizionale hanno avuto beneficio i cittadini di Padano. Sono circa 20.000 per quanto riguarda l'addizionale, la differenza addizionale, e circa 9.000 per quanto riguarda l'IMU. Vado a spanne, però siamo là. Non ho fatto questi, ma siamo là. La differenza, diciamo la verità, la differenza grossa è per i cittadini. Roberto, sulle spalle mie e spalle tue, di solito non si capiva mai. Vorrò che il ragioniere, e magari nei prossimi giorni io gli porterò i miei, e dopo lui verificherà, oppure li fa lui direttamente e vediamo cosa. Ma in modo, lasciamo stare quello. È una chicca che ho detto, insomma, non c'è niente di grave. Quello che invece io volevo far rilevare è il discorso che questo fatto, se noi abbiamo le entrate, perché nel bilancio di previsione abbiamo anche gli indicatori analitici, no? Gli indicatori analitici per quanto riguarda le entrate correnti di natura tributaria, cioè quelle solamente dei cittadini, per cui le vere natura tributaria sono il 23,91% su 100, i famosi 6 miliardi eccetera che è nel totale. Se noi invece facciamo il conteggio sulle entrate del 2017, c'è una diminuzione del 2,75%, tanto per capirci. Se aggiungiamo anche quello che è i fondi perequativi dello Stato, i famosi 580.000, che mi danno un 8,91%, per cui il totale di questo mi dà un 32%. Ecco, a questo punto noi abbiamo una diminuzione del 23%, che sia chiaro questo, che bisogna tenere conto, perché queste entrate le abbiamo per 9 anni ancora. Poi non le abbiamo più, per cui questo 23%, il sindaco dovrà ricordarsi se fra 9-10 anni dovrà aumentare o aumentare la TASI, aumentare l'addizionale, aumentare l'IMU, o quello che io dico, quello che io dico invece è di cercare di diminuire i costi come si fa nelle migliori famiglie, già da adesso. Per cui io non vado a spulciare, ho spulciato. E invece dovresti, perché abbiamo un risparmio della spesa di 90.000 euro nei primi sei mesi, praticamente, primo anno, primi sei mesi. Sì, ma diciamo che quello è l'importante, perché quello che ho voluto fare, trovare queste percentuali, non è il 3,23% di diminuzione di entrate nel primo titolo, sono importantissime, perché dopo, se dobbiamo andare a vedere il resto, abbiamo addirittura, per quanto riguarda le entrate sul terzo titolo, che abbiamo una fortuna che abbiamo un 6% sempre di entrate da redditi di capitale che abbiamo, e questo speriamo che rimanga, che non fallisca quella nostra dittarella, grossa ditta che ci dà queste entrate. E non è una cretinata, perché questa percentuale è del 20,34%, se noi mettiamo il 32 più il 20 facciamo il 50%, che è dato solo da questi due titoli. E il più grosso però è quello di queste entrate che noi abbiamo. Volevo appunto far presente, facilmente sicuramente la ragioniera lo sa, anche non so se tutti i cittadini sappiano anche di questo, insomma, ecco. E siccome le spese
sui 3 milioni e rotti sono 1.400.000, cioè circa il 50%, credo che là si possa senz'altro, andando avanti, cercare di diminuire, perché noi abbiamo diminuito le entrate, giustamente come si era detto, però bisogna cercare di diminuire anche i costi per poter far sì che si possano fare più lavori, perché al giorno d'oggi è importante, credo, che anche le amministrazioni pubbliche, non solo lo Stato che è interessato, adesso tutti gliene dicono a valanghe perché non fa lavori, eccetera, perché i lavori danno assunzione di operai, lavoro di operai, impiegati, ai dirigenti, eccetera, alle ditte, e per cui noi più abbiamo soldi in casa, diciamo così, più possiamo andare avanti. Ecco perché noi si diceva che quel discorso della rinviare un attimo quel discorso dei LED, non è? E io so che l'assessore al bilancio a suo tempo mi ha fatto una grande storia per i mutui che avevo fatto. Però bisogna sapere che da oggi fra 10 anni i costi lievitano, per cui è meglio fare qualcosa se ci sono sempre, se i costi, ad esempio noi avevamo fatto dei mutui non come ha fatto il comune di Crespano, perché non poteva avere quei mutui che avevamo noi a Palermo, e sia chiaro questo, non poteva avere, perché noi il BIN a suo tempo aveva il 3,50% di interesse. Quando abbiamo fatto una lotta ferrea e feroce, diciamo, in assemblea, qualcuno non so se si ricorda, ma qua dentro non c'era, ma qualcuno lo sa, siamo riusciti a diminuire e portare i mutui al tasso del 2,20, 2 massimo il 50%, mentre quelli di Roma ve ne danno il 5, 6, addirittura il 7%. Ecco, se noi facciamo un attimo questi conteggi, alle volte, e anche quei soldi che abbiamo, alle volte è meglio fare più lavori oggi che farli fra 10 anni, perché c'è l'aumento dei costi, bisogna vedere la svalutazione come va, che in questo momento non va, ma si spera che vada per altri motivi. In modo io chiuso, grazie. Allora, due risposte che mi hanno lì, dopo farà il resto la giornata. Allora, la risposta sul che ha chiesto l'interesse e dividendi 2019, giusto? Ora abbiamo incaricato l'avvocato, abbiamo una parcella di 17.000 euro, 17 qualcosa, quasi 18.000, quindi là vediamo la causa come funziona, cioè la nostra richiesta è del dividendo normale più il dividendo straordinario del 2% di due, quindi là è solo questione di un milione, ecco, esatto, 1 milione. Per quello che riguarda invece l'altra cosa dei risparmi ai cittadini, qua se l'ufficio non mi ha dato numeri inesatti, noi abbiamo un risparmio rispetto al 2018 dei due comuni insieme di 231.000 euro di risparmi ai cittadini, più l'unificazione. No, a me mi ricordo che avevo sentito 100 e rotti più 20, ah, più 20. No, non importa, non importa, non vuole essere poi mi qua, il risparmio è di 217.823. Ecco, vabbè, quindi non era così. Ecco, 231. Più a questi vanno aggiunti, che abbiamo adesso unificato le tariffe dei cimiteri, che quindi portano a una diminuzione per chi le aveva più alte. Più abbiamo aggiunto che con decorrenza 2020 il valore di terreni fabbricabili sono stati adeguati al mercato, quindi anche là ci sarà un'ulteriore riduzione, quindi quel numero che sembrava eccessivo all'inizio forse non era così distante. Poi sul discorso di risparmi anno per anno, solo il conteggio del 2020 rispetto al 2018 abbiamo un risparmio di spese correnti di 90.000 euro, quindi la messa insieme porta un risparmio di 90.000 euro. E chi ce la fa la posso documentare. Con la possibilità di investimenti con 1 milione in più di investimenti.
Ecco, questo per dire che noi li facciamo, quindi discorsi. Poi sui mutui che lei ha ritornato a nominare, che io ho fatto una nota bella, sì, è vero, che ho detto che erano tanti e che li abbiamo dovuti rimborsare successivamente, perché fare un mutuo vuol dire trasferire i costi agli esercizi successivi. È anche vero che l'anno dopo possono costare di più, però con la svalutazione che c'è adesso, che è dell'1 o qualcosa per cento e forse anche meno, non è così importante come prima, e stiamo pagando mutui al 5,41%. Quindi di Cassano? Anche di Palermo. Anche di Palermo. No, di Palermo sono quelli che avete fatto l'accordo con l'ATS. E non solo quelli, ma anche quelli di BOT fatti con Banca Intesa, perché quelli di Banca Intesa sono a quel livello, quindi no, ma io non voglio dire che ho fatto un altro o ho fatto qualcun altro, dico che questo è un costo di interessi del 5%, quindi superiore alla svalutazione. Quindi non è esattamente vero che farlo oggi costa meno in futuro. Questo non lo riporta per le risposte tecniche, magari se mi dà da dargliene qualcuna. Bene, ci sono altri interventi? Sì, volevo un attimo intanto sapere quel discorso dei cimiteri, se c'è perché abbiamo visto una delibera di giunta, però non abbiamo visto né quanto spendeva uno né quanto spendeva l'altro comune, se fosse possibile averle. Un discorso tecnico, noi abbiamo adeguato le tariffe, sì, la tariffa io chiedo sì, se possibile averlo, perché sicuramente agire. Dopo, per quanto riguarda i famosi mutui che lei ha fatto la tiraterra sul tempo, io non voglio ancora la tiraterra perché tutti hanno l'ha fatta in quel periodo, abbiamo dimostrato che era più conveniente farli che no, forse oggi oggi è un altro discorso, ma allora sul tempo era diverso. Bene, altri interventi? Passiamo allora alla votazione. Chi è a favore? La maggioranza. Contrari? Cugnacci con Torresan. Astenuti? Nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? La maggioranza. Contrari? Cecco con Torresan. Cugnacci. Astenuti? Nessuno. Passiamo al punto 9. Comunicazione delle variazioni alla dotazione di cassa effettuata dalla giunta. E do la parola al segretario che la illustra. Grazie Fernando, buonasera. No, questa è pari delle variazioni di bilancio che di competenza della Giunta, è una mera comunicazione. Questo riguarda a seguito della contabilità, della nuova contabilità pubblica, le due giunte che sono stati allineati gli stanziamenti di competenza agli stanziamenti di cassa. Abbiamo adottato due delibere perché nel 2019 i bilanci erano distinti, quindi Crespano e Palermo, con le due delibere di giunta del 5 dicembre 2019, una per Crespano, una per il bilancio di Crespano e una per il bilancio di Palermo, sono state allineate le stanziamenti di competenza per i di cassa. Tutto qua è una mera comunicazione. Bene. Sì, questa non va votata. Passiamo allora all'ultimo punto all'ordine del giorno. Allora, rispetto a quest'ultimo punto della ricognizione delle partecipazioni pubbliche, probabilmente venerdì abbiamo inviato ai consiglieri una delibera che conteneva dei refusi, in particolare nelle premesse dove si parlava delle quote di partecipazione della società MOM e della società Contravigliano Servizi, perché erroneamente era stata riportata la sola quota dell'ex comune di Crestano. Mi pare che lunedì è stata inviata la nuova delibera e quindi è stata fatta la sommatoria delle due quote di partecipazione. Bene. Allora, la ricognizione è quella delle partecipate, sapete che è una delibera che viene fatta ogni anno. Su questo ci sono domande? Passiamo allora alla votazione. Chi è a favore?
Tutti contrari, nessuno astenuti, nessuno. Votiamo tutti insieme immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti contrari, nessuno astenuti, nessuno. Vi ringrazio tutti, faccio gli auguri di buone feste a tutto il Consiglio. Ci vediamo a gennaio con commissioni e tutto quello che ci aspetta con il nuovo anno. Ah, domani voi avete la commissione culturale, io no, passo.